i don't know Una vigilia importante che tutti sentiamo molto e eh, ieri qualcuno dice che c'è stato un attacco a zang non c'è nessun attacco all'inter non c'è nessun attacco a zang non c'è nessuno nessun secondo me mh, non c'è nessuna volontà di destabilizzare un ambiente che già è destabilizzato da, da più anni ormai da due o tre anni da una proprietà in uscita che sta vivacchiando le ultime settimane, gli ultimi giorni speriamo. Questo di preciso noi non lo sappiamo. Sono gli ultimi giorni come tutti ormai i tifosi dell'Ite si augurano o se sono le ultime settimane. Ora su YouTube avete risentito parlare di marzo, festa delle donne, dopo il processo. Ci dissociamo da qualsiasi data. E non facciamo i minestroni. Perché vi garantisco ci sono persone che parlano di questa cosa che non sanno nulla poi vedremo se anche noi non sapevamo nulla seppure sapevamo la verità quello che io ti posso dire il giochetto di chi difende non l'Inter ma questa proprietà inesistente come mai escono fuori questi articoli prima del derby eh, i, giocatori, eh, i giocatori vengono destabilizzati no? i giocatori vengono destabilizzati quando te non paghi i premi come hai fatto l'anno scorso ed è, ed è scritto tutto a bilancio. Persone che parlano di stadio. Zanga aspetta lo stadio per vendere l'Inter. Aspetta la concessione. Avete rotto le scatole. Bisogna dire la verità. Avete rotto i puntolini. Puntolini al 30-06-2022. A bilancio c'è scritto che l'Inter ha 31 milioni di debiti con il comune di Milano per gli affitti dello stadio non pagato ma di cosa state ragionando? L'Inter non paga l'affitto allo stadio a 31 milioni di debiti con il comune di Milano lo volete leggere il bilancio dell'Inter oppure no? Per quelli che vi dicevano vendendovi le favole che Zanga aspetta lo stadio per vendere l'Inter con quale credenziali si presenta Zanga? Per lo stadio come fa la Moratti a dire abbiamo già un'offerta per lo stadio? come fa Antonello a dire possiamo farci uno stadio da soli non pagando l'affitto nemmeno <ride> non hai pagato i premi ai giocatori l'anno scorso e questo è destabilizza non le voci su una proprietà che se ne sta andando che ormai eh, negli ultimi due anni purtroppo hanno fatto più danni che altro, ma di cosa vogliamo ragionare te dimmi di cosa vogliamo ragionare Non sono gli unici debiti di cui parla il bilancio, è eh? stadio premi ai giocatori non pagati, ce ne sono altri. Vedremo se sarà il caso di dirlo oppure no. Sono dati pubblici, eh? sono dati pubblici. Chissà come mai, però, non ne parla nessuno. Ma perché? Chi parlava che Zang aspettava lo stadio? te pensa un che faccia e con quale garanzie potrebbe dare per lo stadio Zang che non, che non paga l'affitto al Comune di Milano. Ma ragazzi, ma siamo matti. E questo palleggiare del comune sullo stadio è influenzato proprio dal debito che noi abbiamo con il comune di Milano. Ma di cosa ragionate, Zanga? Aspetta lo stadio per vendere l'Inter. Di cosa cavolo, di cosa diavolo ragionate? Quella stabilizza il giocatore quando non gli paghi i premi, come dice il bilancio, non se vengono fuori delle voci sulla proprietà. Poi, nelle partite così importanti, i giocatori si motivano da soli. Guardano nulla debiti della società con queste partite qui a livello mentale. Un cacciatore professionista si automotiva. L'altra pagionata vi stanno dicendo è che l'inter che Zang ha inseguito i in tre paesi per i soldi: Italia, Cina e America. Se avete letto qualcuno dice rischia l'inter si vogliono attaccare alle vuote dell'inter. Altra cazzata, chiedo scusa per la parola clamorosa: perché l'Inter non rischia nulla, Zang è una cosa e l'Inter è un'altra, e, e, e lo sarà definitivamente a breve, quando finalmente se ne andrà. Le vuote sono a pegno di Glass-Trust e di Octree. e ora, poi, dopo ve lo spiegheremo meglio. Chi a comp chi compra l'Inter, chi ha comprato l'Inter si è messo al riparo da eventuali problemi che poteva avere questa proprietà proprio queste cose qui ecco perché è stato creato quel castello quella fase debitoria che partiva da Moratti proprio perché oltre ai tre paesi di mezzo, Arabia, Cina e, e Italia c'era una situazione debitoria che partiva dai tempi di Moratti quindi l'Inter non rischia nulla le ruote sono eh, impegno di Glass Trust, e, e inoltre avrebbero crediti privilegiati gli obbligazionisti. Quindi a chi vi dice rischia anche l'Inter l'Inter non rischia nulla. L'unico che rischia è, è, è il cinese con i suoi problemi. E all'Inter fortunatamente non la tocca nessuno. Poi c'è un'altra pagionata a fine anno entreranno fondi americani. Ha scritto un giornale: quell'altro ha scritto Zang e Red Build con, con, con Superman sotto insieme per lo stadio, e che più ne ha più ne metta. Per quello riguarda la partita di Milan, poi magari nel pomeriggio o domani faccio una live o un video un po' più approfondito inerente a questa partita qua. Per come la vedo io, a loro gli manca Bennasser, gran bel giocatore, a me piace. Come lo metti in difficoltà il Milan? Giocando il meno possibile dove loro sono più forti, ovvero sia sulla loro fascia sinistra, Teo Hernandez e Leao. Devi stare attento però, non devi giocare né troppo alto né troppo basso, Devi, devi, devi trovare le giuste misure, perché altrimenti su quella fascia lì diventa un problema. Quindi indipendentemente dalle misure che te devi trovare, no? Perché te il baricentro lo devi spostare, alzare, spostare alzare. Non è semplice quando incontri quei giocatori lì. C'è cioè, Darmian su quella fascia, verrà fatta sicuramente una catena di destra per bloccare il loro punto forza il loro punto di forza. Teo Hernandez e Leao TEAO, Teao si chiama la loro fascia a sinistra. Ma come li mette anche in difficoltà? Con il cambio di gioco, quindi cambiando gioco continuamente e soprattutto giocando il meno possibile da quella parte là, ecco come li mette in difficoltà. Loro in difesa non sono insuperabili. Vediamo se gioca Lukaku dall'inizio, che rende molto di più che dalla panchina. Comunque eh, abbiamo visto che squadretta che è, anche se il derby è una partita a sé, eh, questi poi vengono da delle figure di cacca non indifferenti, ce la metteranno tutta di più quindi bisogna stare molto molto attenti a livello di squadra noi siamo più forti sulla carta Però proprio dopo il campo è quello che decide è quello che dà la sentenza stamattina tra l'altro mi hanno detto me lo devo leggere in conclusione Che un giornale spiega tutti i problemi che ha con le banche Zang, cosa abbiamo sempre detto noi che non può rifinanziare nulla che se ne deve solo andare, cose sosteniamo da mesi. L'impossibilità di rifinanziare mette, mette chiaramente in evidenza l'urgenza di vendere il prima possibile. Quindi i giornali si sono svegliati, finalmente stanno scrivendo quello che noi facendoci un sedere così essendo offesi quando gente ti diceva raddoppia non vende soci di minoranza ricapitalizza finalmente i giornali stanno spiegando qual è la vera situazione economica di questa proprietà che a livello proprio di money è distrutta non può fare più nulla e almeno questa per noi è una grande soddisfazione anche perché eh, è una grande soddisfazione anche perché i tifosi dell'Inter eh, incominciano ad apprendere la verità sì tutti sapevano che l'Inter è in difficoltà ma ora Sapete in che condizioni siamo? Siamo in condizioni, siamo in condizioni di non ritorno. È finito l'ossigeno, non si può più andare avanti. così Ogni mese è un bagno di sangue andare avanti in questa condizione economica. Quindi, Napoli davanti corre forte. Noi, noi siamo dietro, siamo molto, molto lontani. però comunque, c'è ancora quella speranza che ti può motivare a cercare di avvicinarsi. Diciamola così, perché è molto difficile chi appare in Napoli, Izzaghi sugli scontri diretti l'anno scorso mh, fatto male quest'anno sembra che sia un po' migliorato io non sono scaramante siamo un po' migliorati all'approccio soprattutto mentale degli scontri diretti poi se ci fate caso eh, dopo le partite buone fatte bene importanti le partite dopo noi crolliamo sempre soprattutto con squadre meno forti quindi l'Inter è una squadra che può vincere non ti dico un chiunque ma quasi può perdere anche un chiunque però noi ad oggi siamo questi non siamo né carne né pesci quindi facciamo ottime prestazioni però facciamo anche prestazioni assurde. Prendiamo sempre troppi gol. Eh, Scignar, io indipendentemente da quello che faranno i tifosi a Milano, Schignar è un giocatore dell'Inter e, soprattutto, non è l'Inter, è pagato per giocare ed è giusto che, che, che giochi e che faccia il professionista, che dia il massimo in campo perché conviene a tutti: conviene all'Inter, ma conviene anche a lui. Io non ce l'ho con Scignar, per come la vedo io, lo ripeto per l'ennesima volta, è stato trattato come un pacco postale e ha reso pan per focaccia ha imparato da perisic è così purtroppo quando quando c'è disorganizzazione quando quando non ci sono soldi quando cioè non c'è più un progetto quindi vacchi alla giornata vai a giro un piattino eh, succede anche a noi purtroppo di perdere i giocatori da zero io spero ancora che rinnovi con la nuova proprietà Sperando che arrivi il prima possibile, non lo so se rinnoverà. Io non lo so cosa farà Schegna Però a quanto pare sembra molto difficile rinunciare ai 20 milioni di premio che il PSG gli mette, gli mette sulla scrivania. Quindi vediamo un po' quello che accade. E... Derby, ragazzi, una partita io sento tantissimo, molto più che con la Juve, lo sapete. E quindi nulla, vediamo un attimino. Ti dico la verità, rinuncierei malvolentieri ad un Dzeko che comunque per quei 60 minuti ti dà tanta qualità, imprevedibilità, ti fa giocare bene la squadra. Non lo so, perché Lukaku ancora fisicamente non lo vedo pronto, però è anche vero che lui, Lukaku, mettendolo in campo dall'inizio, le motivazioni che può, che può avere in una partita del genere, eh, si scalda meglio, perché lui si deve scaldare tanto prima di entrare in campo. Eh. C'è anche questa cosa qui da dire. Magari potrebbe essere l'arma vincente anche la Luna, non lo so. Dai, vediamo: il calcio è bello anche perché è imprevedibile. Ci becchiamo presto. Ciao, Vinter.